Allora, prendiamo un qualsiasi cerchio, andiamo a formare 6 cerchietti e li coloriamo di 6 colori differenti. Tagliamo i 6 cerchietti con la forbice. Incolliamo i 6 cerchietti all'interno del contenitore di uova di plastica. Chiediamo alla mamma una pinzetta per le ciglia, poi una molettina beccuccio d'anatra, un'altra pinzetta per le ciglia o per i peletti, una moletta per stendere il bucato e una pinza per l'insalata. Con questi strumenti faremo allenare pollice, indice e medio a pinzare proprio e afferrare questi pompon e andarli a posizionare all'interno delle caselle predisposte per colore. Un altro strumento valido per la motricità fine della mano è il cotton fioc. In questo momento lo sto utilizzando con i colori a tempera e quindi sto facendo dei piccoli timbrini uno a fianco all'altro, facendo molta attenzione alle sbavature e a non mettere troppa tempera. Utilizzare il materiale che abbiamo a casa è la cosa migliore. In questo caso abbiamo bottoni, fagioli e piselli spezzati. Quindi ho già preparato un cerchio con della colla vinilica e la signora a mano con il pollice, l'indice e il medio andrà a posizionare tutti i bottoni uno in fila all'altro fino a formare un cerchio o una faccina, vediamo. Anche aprire e chiudere cerniere è un ottimo esercizio per la motricità fine della mano. Riciclare polistirolo, fare dei disegni e poi con un bastoncino da spiegino andare a punteggiare sopra ogni disegno effettuato. Un altro esercizio con polistirolo e stecchini è quello di infilare o dei bottoni o in questo caso della pasta. Pollice, indice e medio aiuteranno la mamma a stendere la biancheria. Vediamo come fare. Quindi posizioniamo bene il capo e apriamo e chiudiamo la molletta.
Un altro esercizio per la motricità fine è quello di appendere i vestiti alle grucce. Questo esercizio comunque include anche un lavoro di seriazione, perché stiamo appendendo l'abito rosa alla gruccia rosa, l'abito verde alla gruccia verde e l'abito azzurro alla gruccia azzurra. Questo permetterà di raggruppare gli abiti per colore, quindi i verdi da una parte, gli azzurri dall'altra e i rosa dall'altra ancora. Giocare con i bottoni e la colla vinilica a ricreare le letterine sarà molto più divertente che andare a creare le letterine stesse, ma comunque è un ottimo esercizio per la motricità fine della mano. Riutilizzando un vecchio filtro di colore sciolto in acqua, si ottiene del colore liquido che possiamo versare in una vecchia boccetta delle gocce e andare ad utilizzarlo per fare questo lavoro di precisione, ossia quello di riempire ogni singolo cerchietto con la giusta quantità di liquido. Come suggerisce il metodo Montessori, si può utilizzare una vaschetta con all'interno della sabbia oppure della farina di mais, dei cartellini con scritte le letterine o dei disegni e andarli a riprodurre all'interno della vaschetta stessa con il ditino. E già che ci siamo, facciamo dei travasi per allenare la nostra concentrazione e precisione. Un'altra attività che abbina esercizi di manualità, di motricità fine e logico-matematica è la seguente. Pregrafismo da esterno sotto forma di gioco. Allenamento con fibbie e bottoni. Con il grill del microonde o quello del congelatore possiamo simulare un telaio, quindi fare esercizi del sopra e sotto per far passare il filo, oppure attività varie al telaio o intrecci vari. Con l'utilizzo della forbice posso tagliare degli zigo-zago in modo da creare denti di coccodrillo o di dinosauro, oppure altre strisce, linee, capelli o quant'altro. Per oggi è tutto, vi auguro buon lavoro e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!